Buon sabato, benvenute nel secondo Vlogmas 2019. Ieri siamo andati al centro commerciale per il Black Friday. In realtà per me non ho comprato quasi niente, ho preso solamente un reggiseno barra top di Victoria's Secret che tra l'altro ho messo oggi su. È super comodo, molto carino e costava tipo 11 euro con gli sconti. C'era tutto al 40% da Victoria's Secret e Pink al centro commerciale Porta di Roma a Roma. E quindi ho preso questo, però siamo andati principalmente per César perché veramente aveva tutti i pantaloni vecchissimi, anche tutti i maglioni abbastanza vecchi, quindi alla fine l'ho convinto a comprarsi solo un pantalone e un maglione, quindi non è che è andata benissimo, però cercherò di riportarcelo comunque perché ho visto che gli sconti non sono stati solamente ieri, ma li continueranno anche fino a martedì, mi sembra, almeno in questo centro commerciale. Quindi magari se riusciamo facciamo qualche altro giretto perché veramente gli servono un sacco di cose, ma non vuole comprarsi le cose, non gli piace niente, quindi vabbè, maschi, meno male almeno, perché almeno se lui compra di meno, io posso comprare di più, così insomma ci bilanciamo a vicenda. Comunque, oggi devo fare una red velvet perché domani andremo dalla mia amica Veronica e faremo una festicciola da lei, quindi mi ha chiesto una torta unicornosa, perché a lei piacciono tantissimo gli unicorni, e io ho trovato su Pinterest una torta unicorno, ma versione natalizia candy cane, quindi tutta bianca e rossa. E in realtà questa torta che avevo visto all'interno era normale, solamente fuori era bianca con il corno dell'unicorno bianco e rosso, e c'aveva qualche puntino rosso in faccia, insomma, tipo le guanciotte rosse. Però io all'interno voglio farla red velvet, così viene a righe bianca e rossa, perché la crema sarà bianca col Philadelphia e la red velvet è più o meno rosso bordeaux, e quindi viene appunto anche colorata tipo candy cane all'interno. Quindi adesso mi metto a preparare la red velvet, poi domani mattina insomma finirò le varie decorazioni. Tra l'altro devo andare a prendere la pasta di zucchero perché è da tantissimo che non la uso e non ce l'ho, quindi devo andare a comprarla. Oggi pomeriggio probabilmente uscirò con mamma perché approfittando comunque anche del Black Friday andiamo a finire qualche regalo di Natale. In realtà siamo state bravissime, l'abbiamo già fatti quasi tutti, ce ne mancano un paio, due, tre forse, quindi oggi pomeriggio magari torniamo, andiamo un po' in giro a cercare questi ultimi regalini di Natale, approfittiamo con gli sconti e vado anche a comprare appunto la pasta di zucchero e domani mattina finirò insomma la torta, poi faccio vedere insomma come viene, magari vi faccio vedere qualche passaggio. Io comunque per la Red Velvet, perché sono sicura che me lo chiederete, utilizzo la ricetta di Lore Levans. In questo caso però, siccome Veronica è intollerante al glutine, ho comprato da Lidl una farina apposta senza glutine, quindi utilizzerò quella, però per il resto farò la ricetta normale di Lore Levans. Comunque dopo vi lascio magari nell'info box il link al suo blog. E lei è una blogger bravissima, è americana, ma vive in Italia, mi pare in Toscana, e ha fatto anche vari libri che io ho e sono veramente bellissimi, tutti di ricette più o meno americane, quindi ve la consiglio se volete, insomma, le ricette autentiche di queste torte, carrot cake, red velvet, anche brownies, insomma, cose un po' americane, e andate a cercare il suo blog perché veramente è pienissimo di ricette belle. Comunque adesso insomma quando divido i vari ingredienti vi faccio anche vedere gli ingredienti e le quantità. Niente, quindi ora mi metto a fare la torta e poi ci riaggiorniamo tra un pochino. Volevo farvi vedere un pacchettino carinissimo che mi è arrivato da Sofill, che è un negozio online che vende tantissimi gioiellini, soprattutto personalizzati, e mi hanno fatto questo anellino delizioso, non so se riesce a metterlo a fuoco. Comunque c'è scritto Franci e Cesar. Ok, non riesco a metterlo a fuoco più vicino di così, però vedete c'è scritto sopra Franci e sotto Cesar. Troppo carino. Vi lascio nell'info box il link al sito di Sofill, così potete vedere tutte le cosine personalizzate che possono fare, anche braccialetti, orologi.
collane, cover per il cellulare, veramente un sacco di cose. E poi ci sono anche dei gioiellini non personalizzati che sono comunque anche molto molto carini. Vi lascio il link nell'info box. Allora, Gemmine, ho registrato 4 outfit con i vestiti che ho preso su Shein, e 4 outfit super carini, proprio adatti per le feste, con le gonne, con dei bei vestitini, che vi metto subito di seguito a questa clip, e per ricordarvi appunto che ancora per pochi giorni ci saranno gli sconti del Cyber Monday. L'altra settimana ci sono stati quelli del Black Friday e appunto questa settimana ci sono quelli del Cyber Monday, quindi vi lascio tutti i link dei capi che ho mostrato e del sito proprio di Shein giù nell'info box, e vi ricordo che avete anche un ulteriore codice sconto che mi pare che è Gemmina 15it, comunque ve lo lascio scritto anche giù nell'info box, e che è appunto cumulabile con gli sconti che stanno facendo sul sito in questi giorni. Quindi se vi piace qualcosa, se volete acquistare qualcosina, date un'occhiata giù nell'info box. E adesso vi lascio agli outfit, spero che vi piacciono. Agli outfit, spero che vi piacciono. Ecco qui, questi sono tutti gli ingredienti che servono per fare la red velvet. Qui ho messo i 500 grammi di farina senza glutine, che è questa. In realtà questo è anche un preparato, quindi ho visto negli ingredienti che c'è già lo zucchero, quindi mi sa che non ce lo aggiungo per adesso. Poi magari prima di infornare assaggio, anche se l'impasto è crudo, non si dovrebbe fare con il dito, e vedo se non è dolce, troppo dolce, gli aggiungo un po' di zucchero. Comunque c'era appunto lo zucchero nella ricetta, ma io per adesso non ce l'ho aggiunto. Quindi ho messo i 500 g di farina senza glutine, 30 g di cacao amaro, questo qui. E poi qui ci sono 400 ml di olio di semi, lo so, è tantissimo, però questa torta è molto molto buona. Poi qui ci sono 4 uova. Qui c'è il latticello, che è diciamo la parte lattosa di questa torta, però il latticello io l'ho creato, infatti Lore Evans anche spiega nel suo blog come ricrearlo, diciamo finto, sarebbe il cosiddetto buttermilk in inglese, e si può ricreare semplicemente mettendo uguale quantità di yogurt e di latte. Io in questo caso ho messo 150 ml di, anzi grammi, di yogurt intero bianco e 150 di latte, e poi ci si mette sopra qualche goccia di limone. Io avevo il lime, ci ho messo il lime, comunque è la stessa cosa, basta una cosa acida, e bisogna lasciarlo qualche minuto e si crea, diciamo, da solo il latticello, che è questo impasto cremoso. E poi qui ho una bustina di lievito. In realtà lei usa il bicarbonato con l'aceto, però a me il lievito pane angelo mi piace tantissimo, perché mi piace anche proprio il saporino di vanigliato che ha, quindi ci metto questo.
E poi ovviamente il colorante rosso. E adesso bisogna setacciare tutti gli ingredienti. Se chi ha anche un cucchiaino di sale, ho messo un pizzico di sale. Bisogna setacciare gli ingredienti secchi e poi dopo mischiare insieme il latticello con l'olio, poi aggiungere le uova e poi mischiare il tutto, anzi aggiungere anche il colorante ai liquidi e poi mischiare il tutto e poi dopo lo andrò ad infornare. Quindi adesso assemblo tutto quanto l'impasto e poi vi faccio vedere. Ecco fatto, ho mischiato tutti gli ingredienti e ho messo la torta nella teglia. L'ho ovviamente imburrata e infarinata con 5 grammi giusti giusti di farina senza glutine che avevo lasciato apposta, vedete? E niente, adesso appena il forno è caldo, si sta riscaldando, la metto a 180 gradi. In realtà la ricetta è per i cupcake, quindi dice 25 minuti, ma per una torta del genere, secondo me, ci vorrà quasi un'ora di forno. E comunque poi dopo faccio la prova con lo stuzzicadente e vedo se è pronta e se è asciutto. E tra un po' la inforno. Allora, la torta è in forno, è super gonfia, tra un po' è pronta. Nel frattempo sto preparando il pranzo, quindi siccome mi chiedete sempre ricettine ogni volta che metto le foto, anche se sono cose abbastanza semplici, vi faccio vedere. Sto cercando nei vlogmas comunque di mettere sia cose natalizie, sia ricettine di dolci, sia ricettine di cose salate, insomma, un po' di tutto così vi piacciono, insomma, così tutti quanti sono contenti e vengono appunto più belli e belli pieni di cose. Non so perché ho messo la caffettiera in quel contenitore, ma lasciate perdere. Comunque, qui sto bollendo l'acqua. Qui ho soffritto un pochino di speck, poi ci ho aggiunto il radicchio. Adesso, appena si cuoce, vado a mettere un pochino di gorgonzola. Invece, nell'acqua che bolle, andrò a lessare gli gnocchetti tirolesi, questi qua, gli spatzle, che ho preso ieri da Lidl e ci piacciono un sacco, quindi oggi li mangiamo e appunto li condirò con radicchio, speck e gorgonzola. Semplicissimo però, molto molto buono. E niente, quindi ora finisco di preparare il pranzo. Qui appunto la torta tra un pochino è pronta e poi ci riaggiorniamo. Ecco qui pronti i miei spatzle con radicchio, gorgonzola, parmigiano, alla fine ci ho messo anche un po' di noci. So se si sta anche bevendo un po' di vino. Perché il piatto merita, vero? Molto buono. Buono. Ci sentiamo ai mercatini di nuovo. Amore, che cosa stai comprando con il Black Friday? Ti ho beccato, eh? Sì, mi hai preso proprio su un momento delicato. Io sono andata da Leroy Merlin con mamma e abbiamo preso questo pupazzo carinissimo,
quel pupazzo carinissimo e anche una ghirlanda che però sta fuori nella porta, dopo ve la faccio vedere. Perché abbiamo deciso di fare il Natale in campagna, quindi questi andranno a decorare il camino, però per adesso li ho presi io per metterli qua. Sono tornata e ho beccato Cesar che stava facendo acquisti, eh? Questi. Acquisti con la mia carta, eh? Vabbè, era impostata, che ne so Ma io. che, certo, solo perché l'avevo salvata, eh? Che ne so, Guarda hai messo questo. one click, Quindi che cosa ti sto io. regalando per compleanno, No. Natale e altri 20 Natali successivi e 20 compleanni successivi? Allora, praticamente abbiamo fatto. Praticamente. Comunque, aspetta, che sto facendo proprio questo. È il momento. Oh, È il non momento comprare più un'altra importante. cosa, eh? Fatto? Sì, i danni sono stati fatti. Danni col Black Vabbè, Friday? pippone per cercare di giustificare una cosa irrazionale. Praticamente. Praticamente, come forse voi state vedendo in questo momento, probabilmente sì, questa macchinetta ha una grande pecca, cioè le riprese di Al notte. buio. Quindi fa degli sbalzi di colore che noi. Cioè, onestamente, io ho letto un sacco di recensioni, ho visto un sacco di video in inglese, in spagnolo, in italiano, e nessuno ne parla di questa No. cosa. Quindi non lo sapevo, è stata una sorpresa. Per cui questa macchinetta è molto bella, molto comoda e fa delle belle riprese di giorno, però nell'interno, anche quando è giorno, però è negli spazi chiusi, che quindi c'è una Sì, luce e un po' poi a parte in chiusa. questi giorni è sempre brutto tempo, quindi E comunque. sì. Fa un po' di fatica, diciamo, quindi fa questi Sì. sbalzi di colore, per cui sono brutti. Abbiamo cambiato l'impostazione, ho fatto delle prove, però non migliora. Per cui, comunque, un'altra macchinetta, un'altra cosa per fare comunque video, per fare comunque le stories e lavorare sempre su Instagram, ci serviva. E quindi, invece di comprare l'ennesima macchinetta da 1000 euro, 1200, che è quello che costano le macchinette, quelle professionali, che fanno tutte le cose, tra virgolette, quella che ha buttato Franci in mare. Prima in Messico, poi dopo ad un mare la seconda. Siccome siamo stanchi di questa situazione, abbiamo deciso di prendere l'iPhone 11. Così lo posso buttare in Quindi, mare. sì, però tanto quello in teoria dovrebbe reggere un po' l'acqua. Quindi, ecco, abbiamo acquistato l'iPhone 11 Pro. Quindi vediamo un po' che succede. Cioè, diciamo che, allora, io onestamente, come cellulare da avere personalmente, forse non l'avrei mai preso come uso personale. Ma visto che comunque noi facciamo un sacco di storie, facciamo un sacco di video e facciamo delle fotografie, per cui serve, è come uno strumento di lavoro, diciamo Diciamo che che anche per tutti e due, sì, dai. poi lo userà ovviamente, cioè alla fine le foto gliele faccio a lei, non è che mi faccio i Ah, selfie, non gliele fai all'amante? non sono uno da selfie, quindi, però forse divento, perché comunque la frontale è figa, quindi diciamo che tutto il riparto telecamere del nuovo iPhone è la cosa più carina, diciamo, quella più interessante. Per cui vediamo, l'abbiamo ordinato, ci dovrebbe arrivare prima della partenza per il prossimo viaggio. Sì. Siccome avete già capito, in tanti avete indovinato, avete già capito che la destinazione comunque nel nord Europa d'inverno vuol dire 13:30 del pomeriggio, buio. Buio. Quindi questa macchinetta, cioè, alla fine i vlog, le riprese, le cose sarebbero venute un po'. Bruttine. Quindi, se ci fate caso, nel primo vlogmas, nei mercatini, ha fatto tanta fatica questa macchinetta, ha Sì. fatto delle riprese un Nelle riprese quelle po'. là dei pretzel mentre li Quindi, preparavano. invece delle riprese quelle un po' più sfumate, un po' così, l'ho fatte con la reflex vecchio stile, che però quella fa fatica con la Ah, stabilizzazione elettronica. Per sì. cui l'iPhone dovrebbe risolverci questi problemi, vediamo. Vediamo. Speriamo. Ma l'iPhone lo possiamo usare con il gimbal? Quello C'è uno apposito. Quello che no, quello abbiamo no. noi, no? Bisogna comprare un adattatore. Ah, ce Ce l'abbiamo l'abbiamo! Ah, è vero, l'adattatore, l'abbiamo comprato. Quindi sì, sì, vero? potremmo Potremmo anche utilizzarlo fare le anche riprese con il col gimbal per gimbal giusto. stabilizzarle. Vabbè, Ok, quindi. tutto qui. Ecco il Black Friday di Cesar. Credo. Io ho comprato un Allora, reggiseno no, da qui Victoria's ci Secret siamo. da 11 Guarda euro per il mio Black Friday. che. Invece tu ti sei comprato un maglione, un Perché tu sei tutti i pantalone video che hai e fatto, anche. scusa. Ma qui, Ma sì, quelli. per Ma quelli quelli che non guarda che erano. loro ti Ma quelli conoscono non erano col bene. Black No, loro Friday. ti conoscono Io. bene, Ma tu quelli parli di erano a prezzo loro. pieno. Appunto. Ancora peggio, Ah, poi vero? diciamo, c'è il mio compleanno e c'è il Natale. E questo Quindi. regalo vale per 10 anni. Grazie, moglie.
Grazie, moglie. Buongiorno ragazzi, oggi è primo Buongiorno. dicembre, Primo dicembre, si quindi aprono i calendari della sì, ufficialmente allora Fran ci sta imparando a Sto fare. facendo un gattino. Si capisce che è un gattino? Un po' sì, dai. Però io voglio mettere qualcosa di natalizio. Che gli posso mettere? Tipo, gli voglio mettere un omino di pan di zenzero in mano. Ci capisce, dai, che è un gattino, più o meno. Un omino di pan di zenzero. Che però sarà minuscolo, quindi non so se viene bene. Comunque, per colazione, Franci si è svegliata abbastanza ispirata. Che cos'è quello? Sei tipo Cadente. quei contadini che hanno la paglia in bocca, tipo che ti manca il cappello di No, paglia. è lo stuzzicadente. E quindi ha fatto i pancake di banana. E io Ecco. invece mi sono fatto un semplicissimo cappuccino normale. Vuoi un Invece, isumino? no, invece Franci ha optato per il latte Uffa, però non mi è venuto l'omino di pan di zenzero, guarda. art. Non si Però il gattino capisce. sì, dai. Vabbè, dai, mangiamo, Gli che io c'ho metto un fame. cuoricino meglio. Comunque, stella di Natale a casa. E buongiorno. Buona colazione. Buon primo dicembre, buon secondo Vlogmas. Sì, infatti Non avevo questo già sarà il iniziato secondo questo Vlogmas. vlog ieri. Sì, ma oggi è un altro giorno, quindi. Oggi è un altro giorno. Buon appetito. Un appetito. È arrivato il momento di aprire le prime caselline di questi tre calendari dell'avvento, visto che oggi appunto è primo dicembre. Quindi io ho tre calendari, questo di Make Up Revolution e che ha anche una di voi perché l'ha vinto nel giveaway, quindi oggi lo apriamo insieme. Poi ho questo qui di NYX che mi è arrivato proprio last minute un paio di giorni fa e poi ho questo di IKEA che ho comprato tipo 2 mesi fa con i cioccolatini, quindi due di Make Up e uno di cioccolata. Allora, questo di IKEA c'ha ancora la plastica. Quindi lo apro. Secondo me questo qui di IKEA è uno dei più buoni di questi di cioccolatini. Perché i cioccolatini sono molto molto particolari. Vi faccio dare un'occhiatina qui dietro. Guardate, l'anno scorso l'avevo preso anche ed erano veramente buonissimi. Anche, cioè proprio con cose particolari. Tipo guardate questa pralina col mirtillo rosso. Veramente molto molto particolari. Quindi mi piace. E poi appunto all'interno ci sono anche due buoni da spendere da IKEA. Casellina numero 1. Apriamola. C'è anche una frase. Pronto via, via subito l'app del calendario dell'avvento IKEA. Oh, inquadra il resto delle finestrelle e trova fantastiche sorprese. Un cioccolatino. Amore, io me lo mangio. Sì. Vediamo com'è. Che buono. Vediamo qual è. Sa un po' di alcol. Pralina con crema al gusto di mele e cannella e briciole di cannella. Oh, è vero. Non è alcol. Sa tipo di mele e cannella. Amore, che so quei capelli. Guarda quanto sono buona. Ti cedo metà del mio cioccolatino. Buonissimo, mele e cannella. Si sente, vero? Sa tipo un po' di vin brûlé speziato. Ma molto buono. Mi è caduta una briciolina qui. Me la mangio. Yeah. Poi, prima casellina di questo di Make Up Revolution. Dov'è il numero 1? Eccolo qua. Che cos'è? Un ombretto forse? Oh no, mi si è rotto. Non riesco a tirarlo fuori. Oddio, è incastrato. Come faccio? Dai, cadi. Oddio, allora, eccolo qua. Ce la farò, è incastratissimo. Ecco, ce l'ho fatta. Allora, che cos'è? Ah, è un illuminante. Baked highlighter. Carino, un po' chiaro, forse da utilizzare magari sotto al sopracciglio. Carino, quindi questo è il primo regalino nel calendario di Make Up Revolution. E passiamo a NYX,
Vieni qua. Questo di NYX è molto particolare perché è un cubo, quindi i numeri potrebbero essere su tutte le facciate. Qui c'è l'uno, però vedete qui ce ne sono altri. Su ogni facciata ci sono dei numeri diversi. Allora, vieni qua, calendario. Apriamo il numero 1, che è una cosa lunga. Sarà una matita, forse? Oddio, certo che con una mano è veramente difficile. Ok, è un matte lipstick suede. Vi sto tipo inquadrando qua sotto. Sono incastratissimi sti cosi. Ecco, che carino che è con il cuoricino. Vediamo se il colore corrisponde al cuore. Allora mi piace. Allora, vi appoggio un secondo qua. Così. Ma come si apre? Ah, ma c'è la carta, ecco perché. Bisogna toglierla. Vediamo. Carino. Bello il colore, mi piace. Chissà sulle labbra com'è. Dopo lo proviamo insieme. Ah, poi magari ogni giorno posso truccarmi con qualche trucco trovato all'interno del calendario. Molto bello, mi piace molto. Questo qui è il rossetto swatchato. Molto carino. Un viola scuro, tipo un po' anche rosa. Molto bello. Evviva! Non vedevo l'ora di aprirli. Thank you.
Gemini, la torta è finita. Dopo vi faccio vedere come. Oddio! Come è venuta? Mi stavo per buttare di sotto. E comunque, adesso mi sto iniziando a preparare per andare appunto alla festa di Veronica. E mi sono già praticamente truccata tutta. Manca solamente l'illuminante. E voglio usare questo qui di Makeup Revolution che ho trovato nel calendario dell'avvento. E anche il rossetto, ovviamente. E metterò questo qui di NYX. Quindi vi volevo far vedere, rendervi partecipi. Allora, che pennello posso usare per l'illuminante? Uso questo di NYX, vediamo un po' com'è. Carino, pensavo che fosse troppo bianco, però non è troppo pigmentato. Dalla telecamera sembra molto più brillante. In realtà, se mi giro, è sì, bello brillante, ma non è una cosa esagerata. Quindi mi piace. Anche un altro po' ne posso mettere. Ok, carino, anche un po' sul naso, un po' qui sotto le sopracciglia. Ecco qui, sì, mi piace. È bello luminoso, ma non è troppo bianco come si vede, insomma, nella confezione. E adesso rossettino che ho richiuso. Oh! Ok, devo staccare tutta questa carta brutta. Fatto. Proviamolo. Mi si è appiccicata nella mano. Proviamo il rossettino. Devo togliere un po' di fondotinta. Ok, vediamo un po' com'è. È bello scuro, però è molto morbido sulle labbra. Che ne dite? Certo, forse con questo vestito mi spegne un pochino, è un po' troppo scuro. Però è bello. E anche non avevo mai provato questi rossetti suede di NYX ed è molto molto morbido, è molto confortevole, quasi un vellutino si sente sulle labbra, quindi mi piace, però forse non lo terrò perché non mi piace tanto come si abbina con questo vestito, mi sembra troppo smorta. Comunque adesso mi faccio i capelli e poi vi faccio vedere la torta, che mancano le ultime cosine da mettere sopra, ma non voglio metterle subito, sennò non mi c'entra nel frigo, quindi adesso sto riposando un pochino in frigo. Dopo faccio appunto vedere il risultato finale e poi andiamo. Ed ecco qui la torta quasi completa, adesso gli metto anche le orecchiette, una di qua, una di là. Oh, questo fiocchetto è un po' troppo in mezzo, lo sposto un po'. Ok, l'altra qui, fiocchettino un po' più qua, carina. E poi c'è anche questo, questa bandierina che ho fatto. Adesso la mettiamo. Mettiamo anche la bandierina. Dove la metto? Qui dietro? Lì, lì sì. Carino lì. No, più. Sto scherzando. Com'è? Bella, wow. Unicorno natalizio. Candy cane natalizio. E poi il sapore è proprio candy cane, cioccolata calda al candy cane, anzi, perché dentro ci ho messo i pezzettini di cioccolato fondente e i pezzettini di candy cane, quindi è venuta cioccolata calda al candy cane, cioccolata quindi calda. Alla menta, tipo gusto, wow. Cioccolato calda alla menta. Piace? Wow. Buongiorno Gemmine, secondo giorno di dicembre, quindi secondo giorno dei calendari dell'avvento. Apriamo questo qui di Ikea. Prima cosa, il cioccolatino. Wow, che bello!
Che bello. Vediamo che cos'è. Allora, potrebbe essere questo. Gianduia con croccante. Buono. Diamo accesso all'altra metà. Cosa nel frattempo sta facendo? Un po' di magnetoterapia per le sue ginocchiette. E sta anche facendo altri danni. Oggi è Cyber Monday e ci sono delle offerte su dei voli, quindi stiamo guardando un po' qualcosa che c'è in giro. Ok, apriamo anche gli altri calendari dell'avvento. Vediamo qui quello di NYX. Dov'è il 2? Di qua no. Eccolo qua. Il 2. Vediamo cosa c'è. Un pigmento. Sembra. Vediamo. Oddio, sono difficilissimi da tirare fuori comunque questi prodotti. Che cos'è? Sì, è un pigmento in crema. Che bello, mi piace tantissimo questo colore. Non so se riuscite a vederlo bene. È questo numero qui, Red Armor. Bellissimo, lo utilizzerò sicuramente in qualche make-up. Vediamo se magari oggi stesso, o se no comunque sempre nei Vlogmas ve li farò vedere applicati. Cerchiamo in questo di Makeup Revolution la seconda casella, che è questa qui. Allora. Oddio, non riesco a tirarlo fuori. Ecco qua. Oh, sembra un rossetto. Sembra di sì. Vediamo un po'. Eccolo. Un bel rossetto, un bel nude un po' mattone, che forse ci può anche stare bene abbinato ai pigmenti. Un make-up tutto più o meno monocolore. Molto bello, mi piace tanto questo colore. Che numero è? Non c'è scritto. Oddio, piccolissimo. Colore Amazing Lipstick, forse, oppure quello è il nome del rossetto. Non so, non si capisce bene. Comunque è molto molto bello. Mi è arrivato un paccone. Penso sia di Joyce. Qua c'è anche Camilla. Fatti vedere se ne è andata. Tante cose. Per la gioia di Cesar. Yeah! Yeah! Ne ho pochi, vero? Carino. Maglione. Questo è carino perché c'ha i cuoricini nei gomiti. Altro maglione, questo è proprio di Natale. Questo va bene anche per te, amore. Guarda, S, perché è così grande? Va bene. Va bene per te anche. Una bella giacchetta, cappottino anzi, carino, mi piace. È un po' leggero anche questo, però è carino. Camilla, vieni qua. Spaventata. Poi questo è tipo un foulardino.
che sul sito lo avevano usato tipo per legare i capelli in una codina. Quindi mi è sembrato carino, colori un po' invernali. Ah, questa maglietta è carinissima, me la ricordo. Un po' stropicciata, però c'è scritto Merci, carina. Poi questa è una gonna lunga. Ne sto prendendo un po' di queste gonne ultimamente, sono carine, mi piacciono. Anche con questa maglietta, per esempio, ci sta bene. Altro maglione, così, però nel sito non era nero, era di un altro colore, mi sa. Comunque vi lascio tutti i link nell'info box così potete vedere tutto quanto. Ah, questa è una cosa che se la stoffa è carina, è un po' fredda. Però è una cosa utile, è tipo una tutina barra pigiama per stare in casa, così grigia, bella morbida, e c'è anche la felpina, qui si può anche fare un fiocchetto, carina, me l'aspettavo un po' più pesante in realtà, però è morbida, mi piace. Poi, ultima cosa, un altro cappotto ho preso, è molto simile a quest'altro, però questo è lungo, lungo, lungo. E qui ha il collettino nero, è carino anche questo. Ok, questo è tutto quello che ho preso da Yoins. Comunque, Gemmine, noi vi salutiamo qui. Questa è la fine del secondo Vlogmas 2019. Siamo qui sul divano editando e c'è Con Camilla. anche la nostra aiutante che ormai sta sempre qua e più che aiutante ci fa il pane sulle gambe, che non abbiamo ancora capito bene, Fa un però massaggio sul sì, ginocchio. ci fa dei Ce ne massaggi intende. strani, anche un po' di agopuntura con le unghie, vero? Massaggi con agopuntura mischiati e anche un po' di sputacchio e ci lascia qualche legnetto un po' in giro visto che va nei campi. Vabbè, comunque noi vi volevamo salutare qui, questo video sta venendo super lungo come al solito, vi mandiamo un bacione enorme. E ci vediamo nel terzo vlogmas prestissimo. Ciao Gemmine!